Grande motivatore e maestro riconosciuto di stile, dentro e fuori dal campo, incarna tutti quei valori positivi che la nostra istituzione intende valorizzare. Pertanto, si propone al Rettore di conferire a Roberto Mancini la laurea magistrale ad honorem in scienza dello sport. Tanti applausi ieri al Teatro Sanzio di Urbino, dove si è svolta la cerimonia di consegna della laurea honoris causa al Mancio, Jesino Doc, che ha riportato la nazionale di calcio sul tetto più alto d'Europa dopo ben 53 anni dall'ultima vittoria. In toga e tocco accademico, Mancini ha tenuto una lezione magistralis sul tema leadership, coeso, spirito di gruppo, clima relazionale, come costruire una squadra vincente nello sport. È importante perché insomma vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di molto importante per la nazione e poi perché comunque l'università è quella di Urbino e quindi per un marchigiano credo che sia un grande onore questo. Prima della consegna sono state vissute grandi emozioni dall'inno di Mamiglia alla proiezione di un video che ha ripercorso i successi degli azzurri agli europei. Sarà l'ultima partita, quindi se vogliamo divertirci ancora per 90 minuti lo dobbiamo fare domani. Dopo il video sono seguiti i saluti del rettore e la lettura delle motivazioni del riconoscimento consegnato al CT, esempio di dedizione al lavoro, serietà e grande talento, poi la formula ufficiale. Conferiamo a Roberto Mancini, nato a Jesi il 27 novembre 1964, la laurea magistrale ad honorem in scienze dello sport, dato a Urbino il giorno 27 settembre 2021. A Teatro Sanzio ad attendere Mancini erano presenti anche il ministro del turismo Massimo Garavaglia e il presidente della regione Francesco Acquaroli, che lo ha voluto come testimonial di promozione turistica delle Marche. Il CT, ha commentato il rettore dell'università Carlo Bo, ha dimostrato quanto gli uomini e le donne di questa terra sono in grado di fare e quanti obiettivi riescono a raggiungere. La cosa che mi piace molto anche nel discorso che ha fatto e nella sua carriera è quella che i risultati, gli obiettivi si raggiungono con il lavoro, è quindi un messaggio che ho detto anche in altre interviste, rivolto soprattutto agli studenti, che appunto di guardare con positività al futuro, alle possibilità di lavoro, solo se appunto studiano in maniera seria e quindi cercano di raggiungere questi obiettivi con gli strumenti più adatti. Il tecnico è arrivato da solo in auto sotto il rettorato in Piazza Rinascimento, ha firmato autografi e posato per i selfie. Ad accoglierlo per la cerimonia invece c'erano il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, e il sindaco della città ducale, Maurizio Gambini. Fatta una laurea doverosa perché era già in animo, come ha detto il rettore, quindi lo ringrazio per aver pensato a questa laurea già da un paio d'anni, ha detto sul palco. Con la sua relazione che ha fatto, veramente ha spiegato cosa vuol dire avere una leadership per i diversi settori, non è per tutti uguali, però nel campo calcistico sicuramente ci ha fatto veramente piacere ascoltare la sua relazione, perché veramente ti fa capire come si arriva a un risultato, come quelli che lui ha ottenuto prima da giocatore e poi da allenatore. Quindi veramente un giorno importante per Urbino, per la nostra università e per tutta la Regione Marche. Potevamo fare qualcosa di storico, dovevamo solo crederci e noi abbiamo battuto sul credere che potevamo diventare grandi e l'abbiamo fatto, adesso la Coppa viene a Roma. Siamo noi i campioni!